Tarquinio Provini, l'amato nel sangue. Tarquinio Provini è un pilota motociclistico di origine piacentina. Nasce a Rovereto di Cadeo, Piacenza, il 29 maggio 1933. Il papà Dante gestisce un'officina meccanica. La passione per la moto inizia da ragazzino, quando i tedeschi, in fuga, abbandonano una DKV nell'officina del padre. Tarquinio chiama questa moto Delmina in onore della bambina di cui è innamorato. All'età di 16 anni, Provini si iscrive a una gara per lenzuola d'Arda, ma viene squalificato perché è sprovvisto di licenza. L'anno seguente si riprova presentandosi a Piacenza con la licenza di suo zio, Cesare. Vince, ma poi viene di nuovo squalificato. Nelle gare successive, Provini riesce a farla franca, aggiudicando allo zio il titolo di campione provinciale. La carriera da pilota ufficiale di Tarquinio Provini inizia nel 1954, quando coglie i primi successi nella classe 125 del campionato italiano. Le vittorie proseguono negli anni successivi. Tre anni dopo, nel 1957, Provini domina il campionato italiano nelle classi 125 e 250, classificandosi al primo posto. Con 30 punti si aggiudica correndo su un FB Mondial, il suo primo motomondiale nel 1925. Nel 1958 ha la definitiva consacrazione, con la MV Augusta gareggia nelle classi 125 e 250, vincendo nella classe 250 il campionato italiano e il motomondiale e la Coppa Shell. Corre a fianco del suo grande avversario, Carlo Viali, detto la Volpe, perché amava studiare gli avversari per poi attaccarli nelle fasi finali delle gare. Nonostante l'antagonismo tra i due campioni, le due stagioni di Provini alla MV Augusta danno ottimi risultati. Provini è un pilota che guida la moto in modo sensibile e intelligente, adattandosi ai diversi tracciati delle piste. Nel 1959 il pilota piacentino è ancora campione italiano della 250, ma lascia i titoli mondiali della 125 e della 250 a Opiali. La stampa continua a parlare della rivalità tra la Volpe e Toro di Bologna e spesso, durante le gare, le opposte tipo serie giungono alle mani. La situazione spinge Provini ad accettare l'inganno della Morini. Nel 1960 è un anno di delusioni. Il pilota emiliano ottiene solo il terzo posto al Tour des Trophy. Sul circuito di Spa, in Belgio, cade, salvandosi solo per miracolo. Nel 1961, dopo essersi ristabilito, Provini conquista per l'ottava volta il titolo italiano della 250 con la Morini. Nelle stagioni 1962 e 1963 si aggiudica il titolo italiano nella 250. Nel 1964 si assiste al passaggio di Provini alla Benelli. La stagione è sfortunata. La moto non risponde al campione che ottiene un 12° posto nel campionato italiano ed un 7° posto nel moto mondiale. Gli anni 1965 e 1966 vedono ancora una volta il pilota piacentino salire sul gradino più alto del podio tricolore, totalizzando così 12 campionati italiani vinti. Tarquinio Provini si ritira dal mondo delle corse dopo un gravissimo incidente accaduto il 25 agosto del 1966 sull'isola di Man, in Gran Bretagna, durante la gara del Tour des Trophy. Dopo una lunga guarigione, Provini decide di dedicare le sue energie alla produzione in serie di quei modellini di moto da corsa che aveva già iniziato a realizzare per hobby nel 1963. Fonda così alla periferia di Bologna la Protar. Tarquinio Provini muore nella sua abitazione di Bologna il 6 gennaio 2005. Le imprese che Tarquinio Provini ci ha regalato sulle piste di tutto il mondo rimarranno sempre nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport.